una scelta davvero singolare quella di un ritrovo d'Andy, ci dicono che sia il primo in assoluto. Esatto, a livello italiano sì, so che è il primo e siamo orgogliosi. L'idea è venuta ad Alessio Ginestrini e a sua moglie, che sono delle persone fantastiche. Io sono un cultore del dandy e quindi da buon toscano, abitando qua vicino, ho accolto subito l'occasione di venire e ho accettato ben volentieri questo invito. È Arezzo ad ospitare il primo raduno dandy italiano, una iniziativa che si inserisce all'interno dell'Antiquaria di luglio e che sicuramente farà parlare di sé. Noi non è che cerchiamo la griffe piuttosto che no, uno stile decisamente unico che si cura nei dettagli, perché l'uomo, a differenza di una donna che ovviamente si può truccare, si può ha tanti accessori, l'uomo si distingue con poche cose di diverso e quindi si dettaglia a partire dalle scarpe piuttosto che da un orologio, piuttosto che da un anello e poi vabbè, ora c'è un ritorno dei mustache, quindi dei baffi arricciati e ebbene è uno stile di vita. Un modo di essere, insomma, prima ancora dell'apparire. Va verso, innanzitutto il rispetto verso gli altri, cose che ormai è andato un po' a scemare. Cosa non deve fare allora un dandy, ad esempio a tavola? Ma sicuramente non bere troppo. Questa è una delle buone abitudini. E poi evitare di mettersi sicuramente a tavola con l'appetito. Cioè si mangia per diletto, non certamente per fame. Ad organizzare l'evento è stato Alessio Ginestrini, il Figaro aretino, che ormai da diverse edizioni è presente alla Fiera Antiquaria con il suo barbershop. Chi vuol fare un servizio si può fermare e io diciamo riesco a esaudire ogni suo desiderio diciamo, per quanto riguarda la barba, il benessere e nell'occasione raccolgo dei fondi con delle offerte, spontanee, sì, che libere e spontanee da devolvere interamente alle famiglie indigenti aretine.